Dante Alighieri nel 1300 diventa priore di Firenze. Ricordiamo che già dal 1266 i Guelfi avevano cacciato da Firenze i Ghibellini. Guelfi, ricordiamo che parteggiavano per il Papa. Guelfo, il Papa, e i Ghibellini per l'imperatore. Firenze all'epoca era divisa in Guelfi neri e Guelfi bianchi. I Guelfi neri erano coloro che stavano a capo con Corso Donati. Erano ricchi proprietari terrieri, attuavano una politica espansionistica e avevano intrapreso un'alleanza con il Papa Bonifacio VIII. I Guelfi bianchi, di cui Dante faceva parte, avevano a capo Vieri de' Cerchi, erano commercianti, artigiani intellettuali e volevano pace, giustizia e indipendenza. Nel 1301 i Guelfi bianchi sono sconfitti dai Guelfi neri, aiutati dal Papa, quindi i Guelfi neri aiutati dal Papa sconfiggono i Guelfi bianchi e Dante è condannato e sceglie l'esilio presso diverse corti italiane e sta in esilio sino alla sua morte, che avviene a Ravenna nel 1321 per malaria.